E velocemente arriviamo a... Siete pronti? Ultimo concorrente! L'ultimo concorrente di questa serata. Vediamo come ce lo presenteranno. Ma no! Amore! Applauso! No, vabbè, questo sfruttamento di minori a quest'ora non si può fare. Sì, siamo qua nonostante tutto con l'ONU e il telefono azzurro e tutti che ci stanno seguendo, ma c'è anche Fabiana che come ti senti essere l'ultimo concorrente? Sono carica. Brava. Credo dicesse ho sonno, ma la anch'io. Allora, visto che sei carica, io ti lancerei sul palco. Stai attento a quello che dici, Walter. E basta, perché sto perdendo lucidità. Esatto. Ma da qualche anno. Vai e chiamo, visto che è l'ultimo collegamento, chiamo i miei compaesani. Senti, vogliamo dire il nome della cucciola? Ah sì, Miriam. Bella. Salutiamo, che è la migliore di tutto il gruppo, tra l'altro. Lo la sappiamo. Migliore in assoluto. Anche l'interpretazione Core è stata molto mamma. Sì. Ragazzi, allora vi dico una cosa. Sì. Ma mica... Cioè, siete stati pure bravi, guarda un po'. Adesso non che dopo tornano, non glielo dire così, poi magari ci credono e tornano. L'hai detto troppo presto, perché volevo dire una cosa. Ah, eccola là, vai. No, volevo avvisare la presidentessa di questa sera di una cosa, no? Perché prima ha cantato una canzone, ha detto che a certe sere a casa di Luca faceva le tre. Però anche qua a casa di Franco, guarda che non si va tanto lontano. Quindi purtroppo ti vorrei avvisare che faremo se ne sono accorti. Ragazzi, grazie a voi. A me il compito di salutarvi e ringraziarvi per la pazienza, perché ne avrete avuta e ne avete avuta sicuramente, e speriamo di avervi strappato qualche sorriso. Noi siamo stati contentissimi di fare questa baraccata, diciamolo pure. E vi ringraziamo ancora e ringraziamo tutto il pubblico che è stato lì e ci ha guardati, noi e voi naturalmente. Grazie e che per voi, fate arrivare fino a giù il vostro applauso. Walter, Alfredo, grazie. Ciao ragazzi, a presto. A presto. E chiamiamo Grid. Vieni Fabiana. Buonasera a te, adesso benvenuta. Hai anche un nome d'arte adesso. Hai visto? Come passa il tempo, ragazzi. Bella che sei, come va? Grazie mille. Hai tutto aspettato bene. Un po', ma adesso è il momento. Adesso è arrivato il momento. Lei è fresca perché sapeva che era l'ultimo. Io fino a quell'ora lì dormo. È arrivato adesso. No, in realtà no, sono stata sveglia. Dai. Allora, che ci canti? Neve in tasca. È un tuo brano? Sì, scritto da me, sia testo che melodia. Perfetto. Benissimo. Allora, Grid! Grazie. Ma com'è che si fa a dire tutto quello che va detto, se c'è scritto che finisca? Ma com'è che si fa, se quando tutto il tempo che ci resta un fiocco di neve in tasca? Partiamo pure da qui, ma sarà una corsa, di quella all'ultimo giro giù a testa bassa. Siamo una gara già, per San Partenza, allora perché vuoi correre? Vuoi correre se non possiamo vincere? Trovo se avremo solo una valigia pronta, con dentro i tuoi vestiti e giuro sarò pronta. Siamo una scena di quella cinema, e allora perché non smettere? Vuoi smettere? Io non ti so rispondere. Eh no. Ma com'è che si fa a dire tutto quello che va detto, se è già scritto che finisca? Ma com'è che si fa, se quando tutto il tempo che ci resta un fiocco di neve in tasca? E non è come quando sono rimasta chiusa fuori per questa porta d'imbarco, tu non hai le chiavi. Siamo una scena già vista al cinema, e allora perché spegnere, non ridere, che poi non ci riesco più a raccontarmi che tanto tutto finisce e che per quanto gigante il tuo nome svanisce. Troppo sole, troppo breve, tipo neve in tasca. Ma com'è che si fa a metterti
da parte, fare posto, neanche fosse la distanza. Ma com'è che si fa se quello che è rimasto della festa è un fiocco di neve in tasca? Ma com'è che si fa a dire tutto quello che va detto se è già scritto che finisca? Ma com'è che si fa se quando tutto il tempo che ci resta è un fiocco di neve in tasca? E raccontarmi che tanto tutto finisce e che per quanto gigante il tuo nome svanisce. Troppo sole, troppo breve, tipo neve in tasca. Grazie. Grid! Fabiana Antuzzi! Allora, com'è andata? Bene, bene. Dai, ultima però, eh? Sì, non vedevo l'ora. Ragazzone, pure tu. Grazie, grazie. Ci rivediamo tra pochissimo. Sì, esco e tu. Dai.